Ragazzi, è appena finita Inter Venezia 2-1, ma quanta sofferenza, quanta sofferenza. L'Inter è stanca. Vediamo la classifica: Inter 53, Milan 48, Napoli 46. Domani in live su Inter Milano Streaming a gufare il Milan. Più che gufare il Milan, io spero in un pari, perché non riuscirei mai a sperare che vincano i gobbi. Partita veramente in sofferenza, non la solita Inter. Le partite di Coppa si sono fatte sentire, la stanchezza c'è tutta. L'Inter che fa il possesso palla, l'Inter che prova a fare la solita Inter, ma che sbagliamo sempre gli ultimi passaggi. Un Venezia catenacciaro, completamente chiuso, che gioca in contropiede. Alla fine ci troviamo pure sotto 1-0. Cross da destra, dentro l'aria c'è Henry, Skriniar se lo scorda proprio, di testa Henry. Handanovic non arriva bene sulla palla, non riesce a spingerla fuori. 1-0 Venezia, lì ci innervosiamo, cominciamo a fare qualche errore di troppo, prendiamo qualche giallo, ma con Nicolino Barella riusciamo a pareggiare la partita prima della fine del primo tempo. Su un cross di Darmiane, se non mi sbaglio, tiro a volo di Perisic, grandissima parata di Lezzerini. Sulla ribattuta in scivolata arriva Nicolino Barella, speedy pizza, e fa 1-1. Il secondo tempo è l'Inter che fa possesso, che crea ma che non segna, e con il Venezia che parte in contropiede. Andiamo molli e rischiamo qualche contropiede di troppo, sbagliamo gli ultimi passaggi, il mister fa i cambi, esce Darmian, entra Dumfries, entra Nino Maravilla. Un punto di vista mio: se Nino Maravilla è più in forma rispetto agli altri, il Nino deve giocare. Grandissima prestazione di Dumfries, grandissima prestazione di Vidal. Comunque, finalmente, verso lo scadere degli ultimi minuti, su un cross bellissimo di Dumpiglie, arriva di testa lo stacco del Cigno, che fino a quel momento aveva fatto veramente poco. Il Cigno veniva da un mese e mezzo di blackout, soprattutto sotto porta. Il Cigno stacca di testa, fa 2-1 e porta l'Inter a vincere una partita difficilissima. Ragazzi, questi tre punti erano fondamentali, perché dopo la sosta, intanto qua sono tutti usciti, esco pure io dalla live, dopo la sosta ci sarà Milan, Napoli, Roma, Liverpool, ci sarà 4-5 partite di fuoco, quindi vincere oggi era fondamentale. Barella uscito nervoso, Lautaro uscito nervoso, speriamo che sia solo nervosismo dettato dal cambio, ma i cambi del mister sono stati giusti. Come è stato giusto non cambiare Dzeko, perché anche quando non gioca bene, sulla palla giusta è l'unica vera torre che abbiamo, e lo ha dimostrato. Si sblocca il Cigno, fa vincere un Inter meno bella del solito, sicuramente più stanca, e porta a casa tre punti fondamentali. Ragazzi, io su Inter Venezia vinta 2-1, Sul finale di partita non ho altro da dire. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Nerazzurro. Amala sempre, forza Inter!